Ciao a tutti e a tutti! Allora, oggi sono qua per fare un video molto speciale, non vedevo l'ora di farlo, soprattutto con questa ragazza che si chiama Gaia, il suo canale si chiama Only Be Yourself. Ve lo lascio qua sotto e insieme al suo video volevamo fare un video sui libri. Finalmente faccio un video sui libri, non vedevo l'ora. Allora, oggi vi faremo vedere due libri, un libro che ci piace e un libro che non ci piace, e vabbè, diremo perché e cose varie, e quindi nulla. Direi di iniziare subito. Iniziamo con il libro che mi piace. Allora, in questo video non farò vedere libri, diciamo classici libri che leggono tutti gli adolescenti, perché li ho anch'io. Ammetto che li ho anch'io e mi piacciono molto, però in questo video volevo far vedere qualcosa di un po' più particolare. E quindi volevo far vedere questo libro qua, che non so se ve l'ho fatto vedere in un altro video. Mi sembra di sì, però non lo so. Comunque si chiama La Libraia. E allora, la storia di come mia madre ha acquistato questo libro è un po' così. Allora vi spiego. A Torino c'è una libreria che adesso non mi ricordo il nome, e all'interno dentro c'è un signore, sì, che fa tipo libraio, cioè il libraio, e mia madre è andata lì e gli fa: mio figlio voleva leggere dei libri di Alessandro Baricco. E vabbè, lui tira fuori questi libri di Alessandro Baricco e insieme fa: ah, poi c'è anche questo libro che si chiama La Libraia. Gli ho spiegato tutta la storia, che adesso vi spiegherò. E alla fine la guarda mia madre fa: perché un libro può cambiare la vita. E adesso vi spiegherò perché ha fatto questa affermazione. E quindi è un tipo un po' strano, un po' divertente, però consiglia molto bene i libri, quindi ha fatto bene a dare a mia madre questo libro. Comunque, allora, incominciamo con riassunto, la trama. Questo libro parla di una ragazza che si chiama Lia, che è nell'età dell'adolescenza, 16-17 anni, che ha dei problemi familiari, nel senso che non vive con sua madre o suo padre, vive in una comunità, e viene scoperta a fare uso di droghe. Quindi la polizia gli dà un'ultima possibilità, la manda da questa libraia, che si dice che è una persona che con un libro riesce a curarla. Inizialmente io ero un po' diffidente, perché diceva: sta libraia che cura le persone, un po' strano. Invece poi col passare del tempo riesce veramente a capire che un libro può salvare la vita, e secondo me è vero, nel senso che grazie a questo libro, cioè, non so, è come se avessi riflettuto su molte più cose, quindi non mi ha proprio cambiato la vita, però mi ha fatto veramente ragionare. Quindi uno dei miei libri preferiti, e ringrazio tantissimo questa signora che ha dato il libro a mia madre, che me l'ha fatto leggere. Il libro invece che non mi è piaciuto assolutamente è questo qua, che si chiama Niente mi basta, di Giusy Guarenghi. Sì, non so mai come pronunciarlo, Giusy Guarenghi, sì. Parla di della bulimia, anoressia, dei problemi alimentari. Non che non mi interessi questo argomento, per carità, mi interessa, come, e non mi piace piuttosto come è scritto, perché alcune cose sono molto noiose, molto noiose, ti mettono proprio, cioè, all'ansia. A mio parere non è scritto molto bene. Poi ovviamente a parere mio è soggettiva la cosa, però a me non è piaciuto. E parla di questa ragazza che si chiama Melania, però in verità tutti la chiamano Gaspara, e praticamente ha 13-14 anni, l'inizio dell'adolescenza, il periodo in cui si cambia, e lei non era molto bella, cioè non rispettava i canoni della società che tutti davano, e quindi lei per sfogarsi ovviamente mangiava tantissimo e poi vomitava le cose. Questa qui era una via di sfogo per sentirsi bella, solo che poi ovviamente diventa una dipendenza e inizia ad essere un po' un problema, e i genitori proprio non la considerano affatto, il padre proprio non la guarda proprio, perché non vuole avere più, non vuole avere ansie e stress, e invece la madre proprio la considera come una pazza, come se lei fosse il problema, e dà a lei la colpa di non essere perfetta, di non essere così bella come lei vuole, come la società dice che deve essere. E soltanto quando incontra quella che poi diventerà la sua migliore amica, Giulia, e grazie a una fuga da casa riuscirà ad accettarsi un po' di più, a capire che forse anche se non si è bellissimi non è un problema.
Cioè, la storia è bella, però non mi piace. Non mi piace proprio come è scritto, nel senso mette, cioè molto, in alcuni punti è molto noioso, molto, cioè, ripetitivo, ecco. Però, come ho detto prima, è soggettiva la cosa. Quindi nulla, vi lascio qua sotto il canale e il video di Gaia. La saluto tantissimo perché è una ragazza davvero simpatica, ve lo giuro, perché per accordarci di questo video, cioè, ci siamo scambiate le opinioni, cosa ci piace, i libri, ed è stata davvero molto simpatica, quindi io la saluto tantissimo e, come ho già detto, vi lascio questo libro, il video e il canale. E anche qua mi sembra che YouTube ha messo una nuova cosa dove c'è una I di info, credo. E poi compare qua sotto il video, quindi ve lo lascio qua sotto. E in più volevo salutare un mio amico su YouTube, che è stato davvero bravissimo, nel senso che quando mi ha fatto un piacere grandissimo. Lui è, si chiama, cioè tutti lo chiamano Alex, quindi chiamiamolo Alex, e qua su YouTube Art Soul. Mi ha proprio, è stato simpaticissimo, ha consigliato il mio canale sul suo canale, e lui è una persona, cioè è un ragazzo che ha molti 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 più iscritti di me, e quindi è stato simpaticissimo, cioè dolcissimo, è stato davvero molto simpatico, e lo ringrazio molto e vi lascio qua sotto il canale, anche se non so quanto posso servire, però non importa. Quindi io saluto sia Gaia che Alex, vi saluto tutte e due, come ho già detto 300 volte, vi mando un grosso bacio e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!